Allora, stamattina ho portato Kale a fare la passeggiata, infatti lei è ancora vestita con la roba sua. Io malapena ho lavato la faccia e io ogni tanto, non sempre, controllo la posta. E ho trovato una bellissima sorpresa che mi è arrivata dall'Italia da mia amica. E quindi ho detto apriamola insieme. Ai. E la bellezza di avere delle persone che ti vogliono bene. Cali, metteranno le per te. Teneri che sono. Mamma mia. Cali, smettila, non è tuo, di mami. Che tenere, ma che tenere che sono. Ah, anche una collanina. Oh, che tenere, che bella sta collanina, bellissima. Allora, per la palmina sono io, da Serena Dani, Eli, tettona e Cri, la tettona è la nostra amica Andrea, che è tettona. Tantissimi auguri di Buon Natale, Palmina. Oltre a questo c'è da festeggiare la tua entrata, clan delle tettone. Per noi eri e sarai sempre la nostra Amal con la terza in più. Ti vogliamo tanto bene. Mamma mia, che tenere, buon Natale. L'ho aperto un po' in anticipo. L'ho aperto un po' in anticipo, adesso lo richiudo. Ai, guarda, mi hanno fatto. Non è per regalo in sé, è per il gesto che. Ah, mamma mia. Che bello pensare che ci sono delle persone che ti possono pensare comunque anche a distanza, anche se sono un anno e mezzo che non ci vediamo. Però che tenere, guarda. E se non so cosa dire. Avere delle amiche è una cosa bellissima, una cosa bellissima. Persone che ti sostengono comunque anche nelle cose brutte o belle che fai, le persone che ti pensano comunque anche oltre le distanze. Mi hanno fatto un po'. Va bene. Che tenere che sono, che tenere. Vi voglio un sacco di bene. Che tenere, che bel regalo. Che tenere. Adesso vado a provare questi qua, vediamo se mi hanno preso la misura giusta. Sì, è un 80. Va benissimo. Va più che bene. La gente nel mio vlogmas, non so se si vede bene, cioè, vabbè, la posizione non è proprio il massimo. È già sera, sono le 6. Sono le 6 di sera. Io ho appena parcheggiato la macchina. Benvenuti al mio canale! Sono al Bonaire, che è un specie di centro commerciale qua un pochettino fuori Valencia. Non si vede tanto bene, si vedono solo i miei occhi, si vedono solo i miei occhi effetto non so Gollum. E niente, vado a fare un giretto, voglio comprare qualche pensierino per Natale, qualche pensierino, non tantissimo, qualche regalino veloce per i miei amichetti che ho qua. E niente, quando torno a casa vi faccio vedere. Ma io vengo qua perché qua c'è l'outlet della Guess. E poi solo per l'outlet della Guess, sinceramente. Ho fatto fatica a trovare parcheggio anche se oggi è lunedì.
Niente, vado a fare il mio giretto e al ritorno, magari quando torno a casa stasera, vi faccio vedere tutte le cose che ho comprato. Mi sono venuti un belli. Vado a fare, ho preso la mia borsetta, vado a fare il giretto e vi faccio sapere dopo. Ciao belli. Un attimo, sto entrando e quello lì è l'outlet della Guess, il mio interesse. Ah. Alla Guess ho comprato delle cosette, adesso sono a Druni a vedere i sconti che ci sono. Allora, guardate che meraviglia. Guardate cosa ho trovato. Per chi vive a Valencia e vuole del Resul o argilla vulcanica naturale in polvere, in Marocco, che sarebbe il Resul, Even 2,90 euro. Bella questa maschera. Guarda quanto è bello, costano pochissimo. C'è qua Victoria's Secret. Vado a entrare in Victoria's Secret a vedere cosa c'è. Faccio vedere dopo. Carina. Sono arrivata a casa, sono nell'ascensore e ho fatto un po' di shopping, un pochino. Mamma mia, con questa giacca chiusa sembro molto carina, eh? L'ho pagata 20 euro e l'ho scontata al 50%, molto 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 caruccia. Comunque andiamo a casa e vediamo la villa. Mi sono tornata a casa in questo momento, non ho tolto la giacca né niente perché ho detto faccio prima il video prima di portare Kale a fare la passeggiata notturna. Allora, prima di tutto voglio farvi vedere questa giacca qua, questa giacchettina l'ho comprata la settimana scorsa, molto caruccia, vi dico anche la marca, ma come sono concia. Allora, la marca Escort, credo che c'è anche in Italia questa marca qua. E vediamo se Made in Italia. Fanta, per quello l'ho presa. Per quello io faccio fatica a comprare i vestiti qua, sinceramente. Comunque, allora, questa qua l'avevo presa, come vi ho detto, l'ho pagata 19 euro qualcosa perché era scontata il 60%, costava sul cinquantina di euro. Comunque, oggi sono andata a Bonaire. Vi faccio vedere tutto quello che ho comprato. Dunque, allora, prima di tutto, assorbenti! Perché sono andata a Druni e erano scontati, si prende la prima, costa 2,90 euro, si prende la prima, la seconda era scontata al 50%, quindi ne ho presi due. Io uso sempre questa marca Evax. Io ho sempre usato questa marca, ha un altro nome in Italia, qua si chiama Evax. Allora, io il problema che ho è che quando mi viene il ciclo, mi vengono troppi giorni, almeno 8 giorni, flusso fortissimo. Dopo 2 giorni ho un'irritazione pazzesca nella parte intima, quindi questa qua è l'unico assorbente che veramente mi fa star bene, non mi crea nessun tipo di irritazione. Le ragazze mi possono capire e quindi io mi trovo da Dio con questa marca qua, infatti non mi manca mai, mai. Ecco, questa qua. Poi, cosa che ho preso? Cosa che ho? Vabbè, una maschera immancabile. Questa qua, questi prodotti li ho presi da Druni. Ho preso un eyeliner della Rimmel. L'ho preso. Poi che ho preso? Ah, ho preso una. Sono andata a Mango Outlet, però. Ho preso una camicetta stropicciata, mi piaceva il colore, a me piace i colori un pochettino pastello ogni tanto. L'ho pagata 6 euro, l'ho pagato, Mango, l'ho pagata 4,70 euro, l'ho pagata 4,79 euro. Pochissimo, proprio poco, caruccia. È una semplice camicetta, semplice. Ma molto molto caruccia. E poi cosa che ho preso? Ah, sono passata da Kiko e ho comprato
l'eyeliner di Kiko perché io uso quello della Pupa, però mi è finito e qua non c'è la Pupa. Allora, sono andata alla Guess Outlet e ho preso questa camicetta bianca, media trasparente perché meno trasparente al centro, però trasparente sopra e sotto, la parte sotto, molto 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 caruccia. Allora, costava 49 euro, l'ho pagata 25, se lo vedete, l'ho pagata 25 euro, va benissimo, molto caruccia della Guess, che a me piacciono le cosette della Guess. E poi ho preso un regalo, niente di che, un regalino per una persona. Allora, questo maglioncino semplicissimo, però molto carino, lo trovo molto molto carino, molto 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 carino. Dunque, costava 79,90 euro e l'ho pagato 25. Faccio una bella figura con 25 euro. Molto carino, eh? Carino, carino, carino. Che è finito? Basta, tutto qua. Non è che ho preso tantissimo. Bello che per prendere la misura di questo, io che ho una faccia che non voglio dire di cosa, è passato un ragazzo e gli ho detto: senti, per favore, potresti provarmela? Voglio vedere come ti sta addosso, perché voglio regalarla a una persona, ma non so più o meno le misure. Era con sua mamma, diventato rossissimo. Che tenero. Comunque, me l'ha provata e va bene. E sta bene anche l'altezza e tutto il resto. Speriamo che va bene per la persona che voglio regalare. E volevo parlarvi che l'altro giorno sono andata, ieri, a comprare i premi per la mia bambina, per Cali, e dalla porta c'erano le associazioni per sostenere gli animali e vendevano degli oggettini a poco, e nel frattempo comunque dai aiuto a queste associazioni, e ho comprato queste due cosette. Ho comprato questa qua, molto 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 caruccia, un poco, e ho comprato una collanina, che io, a me piacciono queste cosette. E invece voglio parlarvi di un'altra cosa. Dunque, io, sapendo che, credo che ve l'ho detto più di una volta, che ho la pelle molto acida, quindi io ne ho un sacco di profumi, però mi durano un'ora, al massimo 2 ore, e spariscono. E quindi mia amica ha cominciato a fare la presentante di questa marca qua, che si chiama Shogun, questa marca qua, che io assolutamente non conoscevo. E niente, l'ho comprato, cioè, ho preso un profumo da lei, e questo qua è la versione praticamente della sì, di Armani, la versione, come si chiama, la coppia, diciamo, del sì, di Armani. Allora, prima di tutto è buonissimo, ma la cosa pazzesca è che a me mi dura tutto il giorno. Io lo metto al mattina, la sera ce l'ho ancora, che io non sono abituata a questa cosa qua. Infatti tutti i miei profumi li compro da questa marca, perché è veramente veramente buonissima. Per chi è interessato, per chi qua in Valencia, lei può venderle anche in Italia, per chi è interessato, vi lascio il suo contatto su nella... La Cali, cosa fai? Smettila, mangi tutti i cartoni. E vi lascio il suo contatto sotto sulla descrizione e spero che vi piace. E poi, cosa che volevo? Ho comprato un sacco di cose, alla fine ho comprato praticamente niente. Volevo comprare qualche maglioncino per me. Ah, vabbè, ho preso le due camicette, perché io mi piacciono tanto le camicie. E niente, bella gente, cosa fai, mami? Ah, tua. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo vlogmas, che non mi ricordo il numero, credo che è il 20 o qualcosa del genere. Volevo fare un video ieri, ma non sono, anzi, volevo fare un video domenica, ma non sono assolutamente riuscita, perché domenica mattina ho lavorato, no, mattina no, alle 11 entro a lavorare. Ho lavorato e quindi non ho potuto assolutamente fare niente. Comunque, guarda, non ho neanche rossetto, niente, devo farmi un trattamento per le labbra.
lo farò nel prossimo video. Bella gente, spero che vi è piaciuto questo video, spero che vi è piaciuto questo vlogmas, che poi dopo vi dico un numero che non ho assolutamente idea. Spero che mi seguite. Per le persone che mi vedono per la prima volta, io sono Mal e sono qua a Valencia. Comunque, bella gente, spero di esservi in compagnia, che passate una bellissima serata, perché adesso qua sono le 9. E niente, ci vediamo al prossimo video. Seguitemi, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina che non mi esce, così vi arrivano tutte le mie notizie o nuovi video. E lasciatemi un commento, mi raccomando. Per la gente, scrivetemi, mi fa molto piacere i vostri commenti, mi fanno molto piacere in tante persone che mi sostengono. Voglio dirvi grazie, il Natale alle porte, e quindi voglio dire grazie grande alle mie amiche, la Sere, la Dani, la Cri, la Tettona che sarebbe l'Andrea, e l'Elisa, del regalo di Natale che mi hanno mandato dall'Italia. Vi ringrazio tantissimo, vi voglio un mondo di bene e mi date un sacco di forza, un sacco di energia, un sacco di sostegno. Vi voglio tantissimo bene e sono veramente onorata di essere la vostra amica. Grazie mille, mi riempite l'anima di gioia, non per regalo in sé, ma il fatto che mi pensate. Vi voglio tanto tanto bene. Ciao ragazze, ci vediamo l'anno prossimo se le cose vanno bene. Ciao, buona serata.